Benvenuti ad una nuova puntata di Review qui sul vostro canale cristiano Parole di Vita. È un vero piacere ritrovarvi in diretta con noi questa mattina per godere insieme ancora di una nuova giornata alla presenza del Signore. Stamattina è un giorno particolare perché parleremo noi di Review di una notizia che ci porterà a glorificare affattivamente attraverso la visione insieme, la condivisione insieme di un miracolo, ci porterà a lodare il nostro Signore Gesù Cristo. Ringraziamo appunto il Signore per come ci ha concesso un nuovo giorno di vita, di come ci dà la possibilità di stare in contatto con Lui, in una comunione stretta con Lui, e non c'è niente di più bello di iniziare una giornata proprio alla Sua presenza. Siamo sicuri che molti di voi hanno già pregato, si sono già messi in comunicazione con Dio questa mattina, ma siamo altrettanto sicuri che molti di voi potranno iniziare a farlo adesso, o probabilmente molti di voi non lo hanno mai fatto, e quindi perché no, potrebbe essere questa la mattina in cui potrai cominciare una nuova relazione con il Signore. Ti invitiamo a scrivere al nostro numero 379-271-0854 per restare in contatto con noi, in comunicazione con noi. È stato bello ieri ricevere tantissimi messaggi di aiuto per la puntata. Ieri abbiamo parlato di povertà e una associazione sulla nazione che si occupa, appunto, la Finestra del Sole, che si occupa di contrasto alla povertà. Lo fa portando aiuti, ma lo fa anche evangelizzando attraverso gli aiuti che porta, perché è un'associazione gestita e portata avanti da volontari cristiani che hanno il comando da parte del Signore di fare quello. E molti di voi ci hanno scritto affinché possano partecipare con queste persone a contrastare la povertà e ad evangelizzare in un modo fattivo, così come la parola di Dio in Giacomo ci consiglia di fare. Bene, questa mattina vi diamo una nuova notizia e insieme ad essa, come appunto vi accennavo prima, loderemo insieme al Signore. Passiamo alla notizia. Un masso gigante di oltre 20 tonnellate si ferma, pensate, a 15 centimetri dall'edificio della Chiesa della Grazia. Il fatto è accaduto in Massachusetts. Per un progetto di costruzione, una società di scavi stava sgombrando il terreno adiacente alla chiesa quando si è verificato l'incidente. Sebbene una ringhiera di metallo sia stata danneggiata, lo stabile della chiesa è rimasto intatto. Il tutto è accaduto davanti agli occhi del pastore Rick LeClaire, il quale ha ripreso la scena col suo cellulare. Il pastore dichiara: se fosse avanzato di altri 15 centimetri, lo potete vedere dalle immagini, quel masso avrebbe devastato l'edificio. Nei minuti dopo l'accaduto, il pastore ha testimoniato innanzitutto agli operai che erano lì della società di scavi. Ha potuto testimoniare l'intervento di Dio, il quale ha protetto la sua opera in quella città. Ricordiamo infine che la Chiesa della Grazia, della cittadina a pochi chilometri da Boston, occupa un ruolo importantissimo per il sostegno di migliaia di persone ogni anno. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore. È stato un avvenimento che ha attirato la nostra attenzione e insieme abbiamo potuto glorificare il Signore. A commentare questa notizia questa mattina con noi collegato c'è il pastore Gaetano Riccio della Chiesa Apostolica di Ercolano in provincia di Napoli. Gaetano, pace e buongiorno. Pace e buongiorno anche a te, Michele. Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per esserti collegato con noi per condividere e per commentare insieme questa notizia che ha tanto attirato la nostra attenzione. Che ne pensi? Osservavo adesso il video che ci mette davanti ad una realtà molto importante. Oggi accadono ancora i miracoli. Alleluia. Forse qualcuno si ritrova a non avere ancora realizzato che Dio è presente ed è Lui che protegge le nostre vite. Pensavo a quello che tu dicevi qualche minuto fa, il pastore era lì presente e ha potuto, attraverso questa camera, immortalare questo momento che sicuramente passerà alla storia, potrà essere definito per tanti l'incoraggiamento, la forza per riconoscere che Dio esiste
e si muove al di là di tutto quello che noi pensiamo e facciamo. Amen, alleluia. È stato bello vedere questa testimonianza, ma poi ho notato alla fine del video, si notano gli operai un po' increduli e la gioia invece della comunità, insomma, capitanata dal pastore che era lì presente, il quale innalzava il Signore per questo grande miracolo. Dai dettagli, diciamo, della notizia evince il fatto che loro erano lì perché erano consapevoli di quegli scavi che dovevano avvenire a breve e erano preoccupati proprio che potesse accadere qualcosa all'edificio, ma questo evidenzia proprio che Dio è all'opera, Dio conduce. Ecco, vediamo questa parte in cui gli operai scendono per capire cosa stesse accadendo e poi vediamo appunto il pastore, non c'è l'audio del video, ma il pastore ha innalzato il Signore su più fronti perché è stato veramente un miracolo, un masso del genere dal peso di 20 tonnellate. Questo si è potuto evidenziare, il peso del masso si è potuto evidenziare perché quando hanno dovuto staccare quel masso da dove si era incastrato, ci hanno messo tutta la giornata, lo hanno dovuto rompere e il peso dei detriti era di circa 20 tonnellate. Quindi possiamo affermare con grande certezza che il Signore ha cura. Ascolta le nostre preghiere, guarda le nostre preoccupazioni, Gaetano, e soprattutto ha cura della sua opera. Possiamo dire che, leggendo anche delle notizie riguardo a questa comunità, che sono molto attivi per contrastare, ecco, la povertà in quella città, perché hanno proprio una cucina che serve i clochard di quel posto, ma ha una grossa attività evangelistica che porta l'Evangelo in molte aree della cittadina. Diciamo che tra le tante chiese proprio lì nella provincia, insomma, intorno a Boston, quella rappresenta proprio la sede di una comunità operativa al comando di Cristo, che è quello di evangelizzare facendo discepoli. L'opera è sua. Riflettevo, dicevo, c'è una strada. Avevano usato sicuramente le precauzioni, si osserva il muro con tutte le paratie. Immagina se passava una macchina. Sì. Immaginati se un attimo c'era qualcuno che passava di là a piedi. Hai detto che la chiesa è una di quelle opere che si muove nel sociale, quindi Sì. poteva sicuramente ritrovarsi qualcuno che non era stato informato dei fatti e quindi non c'era nessuna, secondo me, nessuna segnalazione che poteva ostacolare il passaggio. Cosa sarebbe successo? Stamattina eravamo forse insieme a parlare e a dire: guarda che catastrofe, guarda quante vite sono andate via. Magari perché, grazie al Signore, non è successo, uno dice: vabbè, si grida al miracolo. Ma io voglio gridare al miracolo che Dio ha fatto in modo che non accadesse un Amen. disastro. Ha fatto in modo non soltanto che una struttura non fosse distrutta, ma addirittura che delle vite non fossero Alleluia. offerte in sacrificio Amen. per quella che poi può essere l'opera dell'uomo. Sì. Ringraziamo il Signore, diciamo, veramente per ogni aspetto, l'aspetto, diciamo, dell'imprevisto, ma anche, come abbiamo potuto vedere, del fatto che lui abbia messo proprio la mano a fermare questo masso. Lo ringraziamo per ogni cosa che egli fa nella nostra vita. Da questa notizia traiamo due lezioni per la nostra vita questa mattina. Innanzitutto, l'opera di Dio è nelle sue mani. Noi siamo chiamati a preoccuparci nella misura in cui dobbiamo prendere delle responsabilità e delle decisioni, ma non possiamo farlo se non con la guida, l'unzione e la protezione dello Spirito di Dio. Quindi affidiamoci nelle nostre preoccupazioni, che forse rappresentano quelle più grandi della nostra vita, ci prendono il sonno, ci prendono i pensieri. Bene, affidiamo tutto nelle mani del Signore, perché è il Signore che ha cura della sua opera. Seconda cosa che dobbiamo imparare insieme è che a Dio nulla è impossibile. Quanto sia impossibile la circostanza che stai vivendo, lo sai tu, lo sa chi sta intorno a te, posso comprenderlo io, ma per Dio nulla è impossibile. Lui va oltre la circostanza che stai vivendo e sa già
fin dove deve muoversi questa circostanza. Quindi può mettere la mano, può fermare e soprattutto può intervenire in un modo che mai nessuno potrà fare nella tua vita, mai nessun uomo. Oh Signore, ti ringraziamo, sento nel cuore di ringraziarlo perché è veramente un beneficio stare alla sua presenza. È un beneficio che riguarda non solo quello che noi possiamo trarne nel nostro rapporto con Dio, ma è soprattutto un beneficio per l'anima nostra perché ci riconciliamo nel vero motivo per cui siamo stati creati. Questo è il vero motivo per cui siamo stati creati, riconoscere Dio, servirlo, onorarlo, adorarlo, stare in intimità con Lui. Questo è il vero motivo per cui sei creato, sei creata, cara nel Signore. Bene, passiamo subito al nostro momento. Chiedo a Gaetano di rimanere in stand-by con noi e ci rivediamo dopo per un momento di meditazione della parola, come di consueto qui a Review, e andiamo avanti con il nostro momento, appunto, delle rubriche che oggi sono affidate a due sorelle, a due carissime sorelle che collaborano con la redazione di Review, e do subito la linea ad Ornella, che è collegata con noi, Ornella Di Bernardo, la quale ci darà un consiglio appunto al mondo delle mamme, della sfera femminile. Dio ti benedica, Ornella. Sì, Michele, ci sono. Pace. Pace del Signore. Oggi sarò molto breve e voglio parlarvi di una considerazione che è nata alcuni giorni fa da un episodio che mi è accaduto. Pochi giorni fa, infatti, mia figlia è arrivata da me piangendo, disperata, palesemente turbata, preoccupata per qualcosa che lei stava guardando dal suo tablet. Non so esattamente di cosa si trattasse, perché per l'emozione in quel momento ho tolto via tutto, ma questo episodio, questa cosa mi ha fatto pensare a quante volte io stessa ho ripetuto nelle mie preghiere questa espressione: Signore, proteggici dal male e da ogni apparenza di male. E riflettevo su tutto ciò che questa apparenza, questa parvenza di male. Questo video che le guardava era un video innocuo, apparentemente tranquillo per bambini, ma è bastato un attimo di distrazione da parte mia che ha attratto la sua attenzione in maniera negativa, spaventandola. L'apparenza di male, che cos'è? Sono tutte quelle cose che volutamente o involontariamente entrano nella nostra vita, nelle nostre case, attraverso ciò che noi guardiamo, attraverso ciò che noi ascoltiamo, e sono sicura e certa che il nemico delle nostre anime si serva proprio di questi mezzi, che sono così alla portata di tutti, per arrivare a noi e ai nostri figli. E riflettevo anche sul fatto che oggi determinate cose vengano mostrate proprio alla luce del giorno, quindi senza più nascondersi, senza più paletti, potremmo dire. Una volta, ad esempio, un film horror o una serie con scene di violenza, di omicidi, di magia e quant'altro veniva guardata da ragazzi un po' più grandi, adolescenti. Oggi vi assicuro che con estrema facilità possono guardarli anche bambini già di 8-9 anni, se non di meno. Ma anche i bambini, basti pensare a quanti cartoni animati fanno ricorso ogni giorno alla magia. Quindi i nostri figli crescono già con l'idea che sia normale la magia o la paura. Vi farò un esempio pratico. Ogni giorno sul canale per i bambini di Rai Yoyo, al canale 43, viene trasmesso il cartone di Masha e Orso, e da un po' di tempo a questa parte questo cartone trasmette degli episodi intitolati Le storie di paura di Masha. Quindi già il titolo vi fa capire, sono dei piccoli episodi, dei brevi episodi in cui vengono raccontate delle storie di paura in maniera decisamente semplice, perché rivolte a un pubblico di minori, di bambini, ma sono pur sempre storie di paura che incutono, che abituano il bambino alla paura, al terrore.
E sicuramente il bambino non ha il nostro stesso modo di elaborare certe emozioni così forti come appunto la paura, e quindi ne resterà sicuramente spaventato, o comunque avranno un'incidenza particolare nella loro mente, nella loro vita, perché tutto ciò a cui noi sottoponiamo i nostri figli, a cui noi, tutto ciò che noi facciamo guardare, ascoltare ai nostri figli, state pur certi che avrà un'influenza, seppur in minima parte sulla loro vita, così come tutto ciò che noi abbiamo vissuto nella nostra vita, l'ambiente in cui siamo cresciuti, le famiglie con cui siamo cresciuti, le amicizie, hanno fatto di noi ciò che siamo oggi. Allo stesso modo, tutte queste cose, persino la musica che ascoltiamo, che gli permettiamo di ascoltare, avranno un'influenza su di loro. E voglio avviarmi subito alla conclusione. Passare alla parte pratica e spirituale di questa meditazione, se così vogliamo chiamarla, e voglio leggervi alcuni versi, voglio anzi recitarveli, che li troviamo nel primo libro di Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, scusate, al capitolo 10, versetto 23, e che dice: ogni cosa è utile, ma non ogni cosa edifica. Quindi voglio incoraggiarti, mamma, papà, a prendere esempio dalla parola di Dio, che appunto ci dà dei consigli ogni giorno, ma soprattutto dall'esempio per eccellenza che è Gesù. Tutti questi film, tutte queste serie TV che fanno ricorso a queste pratiche di magia, di violenza, alla fine si nascondono dietro al fatto che il bene trionfa sul male, e potremmo dire il fine giustifica i mezzi. Ma non è sempre così. Non possiamo sempre giustificare questi mezzi per dimostrare che il bene trionfa, vince sul male. L'esempio per eccellenza, come dicevo prima, che è Gesù, ha utilizzato l'unico mezzo, che è l'amore, per dimostrare che si può vincere sul male, che si può vivere una vita santa, una vita edificante, non facendoci dominare da nulla, così come diceva l'Apostolo Paolo, ma prendiamo appunto esempio da Gesù, che ha dato se stesso per noi con amore su quella croce per perdonarci dai nostri peccati. Bene, io ho concluso, ti ringrazio Michele, e Dio ti benedica. Grazie, grazie Ornella, grazie per questo momento di rubrica che ci ha aiutato a capire quanti rischi si nascondono, si inseriscono all'interno dell'intrattenimento per i nostri bambini. Vogliamo pregare il Signore affinché ci aiuti sempre maggiormente a rimanere attenti a queste trappole per restare lucidi e consentire ai nostri figli di ricevere un insegnamento biblico, così come la parola di Dio ci insegna, e restare anche nella forma di intrattenimento sempre molto attenti affinché il Signore possa trasferire loro la sua parola, anziché consentire al nemico di trasferire i suoi concetti, le sue indicazioni. Bene, continuiamo con la nostra prossima rubrica, con un'altra sorella in collegamento con noi ed è Giangira Manna. Ringraziamo Giangira e diamo a lei la parola per un consiglio alle donne. Dio vi benedica. Oggi Grazie. voglio parlare di una donna che si sente molto poco parlare da lei, di lei, però possiamo imparare cose molto importanti che possiamo applicare nella nostra vita. Questa si chiama Aksa, la figlia di Caleb. La sua storia possiamo leggere in Giosuè, capitolo 15, dal 16 al 19. E questa storia si ripete nel libro dei Giudici, capitolo 1, versetto 12 al 15. E adesso leggo dal 16, che dice così: e Caleb disse: a chi batterà Kiriat Sefer, e la prenderà, io darò in moglie mia figlia Aksa. Allora Otoniel, filho de Kenaz, fratello di Caleb, la conquistò, e Caleb gli diede in moglie sua figlia Aksa. E quando lei venne a stare con lui, persuase Otoniel a lasciarle chiedere un campo a Caleb, suo padre. Lei smontò dell'asino e Caleb gli disse:
Che vuoi? Quella rispose, fammi un dono, poiché tu mi hai stabilito in una terra arida, dammi anche delle sorgenti d'acqua. Ed egli gli diede le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. Gloria a Dio. E in questa piccola, breve storia possiamo imparare grandi lezioni per la nostra vita. Prima di tutto, l'attitudine che Axa ha avuto davanti a quel problema, la terra secca, arida. Lei poteva lamentarsi, mormorare, ma non, lei ha avuto un'attitudine. Anche Dio aspetta da noi un posizionamento, anche Dio vuole benedire a me e a te, ma Lui aspetta da noi un posizionamento, che noi andiamo da Lui. Lui sa le nostre necessità. Prima che noi andiamo da Lui, prima che la nostra parola esce dalla nostra bocca, Lui già sa, ma Lui vuole sentire, Lui vuole che noi andiamo da Lui a chiederlo e Lui ci benedirà nel nome di Gesù. Seconda cosa che noi impariamo è la sottomissione. La Bibbia parla tanti versetti sulla sottomissione perché è un principio. Anche nel capitolo 13 di Romani Paolo parla delle sottomissioni. Axa, prima di andare a parlare con il suo padre, persuase il suo marito Otoniel di lasciarla andare dal suo padre. Così lei non ha rotto un principio che è la sottomissione. Noi dobbiamo essere sottomessi al marito, all'autorità ecclesiastica, al nostro pastore, anche all'autorità del mondo, quando non sono contro, quando non vanno contro la parola di Dio. Perché troviamo anche Pietro che davanti a quegli uomini che diceva non parlare più di Gesù, e Pietro ha detto conviene obbedire a voi o a Dio. No, noi dobbiamo sempre essere sottomessi prima di tutto a Dio, e quando vai contro la parola di Dio noi non abbiamo questo compromesso. Amen. Un'altra lezione che impariamo, che possiamo applicare sulla nostra vita, è che Axa, nata, cresciuta, ha vissuto sempre nel deserto, ma lei non si è rassegnata. Lei si è adoperata a cambiare quella situazione e è andata da persona giusta che poteva cambiare. Non è andata da un lado all'altro a parlare, a chiacchierare, no. È andata direttamente da colui che poteva fare qualcosa per lei. Non si è rassegnata, non ha pensato, ah, va bene, sono nata così, sono proprio sfortunata, già mi sono abituata a vivere in una terra secca, perché il deserto significa difficoltà. Lei ha vissuto in mezzo alla difficoltà, alla guerra, ma non si è rassegnata. Noi non dobbiamo essere rassegnati con brutte situazioni, perché noi abbiamo un Padre buono, misericordioso, che ha tutto il potere, che fa quello che noi non possiamo fare, e Dio fa per noi. Allora, Axa, andata dal Padre, ha saputo anche cosa chiedere. Ha chiesto qualcosa che ha cambiato la sua vita, la vita della sua famiglia, il futuro della sua generazione. Ha chiesto delle sorgenti. Cosa pensi della sorgente? Noi pensiamo subito a Cristo, pensiamo subito allo Spirito Santo. Perché la terra di Axa non poteva produrre. E noi dobbiamo avere questo desiderio di produrre, di dare frutti dello Spirito Santo. E Gesù è la sorgente di acqua viva che scaturisce per la vita eterna. Noi, io posso dire a te questa mattina, vai dal Padre,
Se la tua terra è arida, è secca, se tu non stai producendo frutti, vai dal Padre, chiedelo e Lui te lo darà. Alleluia. Ti benedirà. Gesù disse che il Padre, essere umano, un padre normale, sa dare cosa buona ai suoi figli. Immagina Dio, che è un padre misericordioso, un padre per eccellenza. Puoi cambiare la tua situazione. Qui parla del sorgente, in un'altra versione dice sorgente superiore, sorgente inferiore. E si fa un riferimento a benedizione spirituale, sorgente superiore, e sorgente inferiore, benedizione terrena. Noi impariamo anche che ogni cosa che capita nella nostra vita c'è un proposito di Dio. Non succede niente per caso. E se viene a noi la difficoltà, la terra secca, arida, ha un proposito di Dio. E qual è? È sempre questo, che noi ci avviciniamo a Lui, che abbiamo comunione con Lui e Lui ci benedirà nel nome di Gesù. Amen. Amen. A Grazie. te, Michele, la linea. Grazie, Dio ti Giangina benedica. Manna, grazie per questo intervento che ci ha appunto ricordato molte cose importanti, l'attitudine da avere nella ricerca, la sottomissione e anche il modo in cui pregare. Sembra un filo conduttore quello di stamattina che lega appunto questo grande miracolo che abbiamo visto nel video iniziale nella notizia. Abbiamo appunto argomentato con Gaetano, il nostro fratello collegato in linea, ma c'è una cosa molto, Gaetano, notavo tra le cose che diceva Giangira un particolare che mi ha toccato, ovvero quello di sapere precisamente cosa chiedere a Dio, quindi la formulazione precisa della preghiera denota anche nei confronti di Dio, di noi stessi, del nemico, che c'è una relazione, che si pretende una relazione fatta di fede, di qualcosa di vero, che non è solo psicologico, ma è anche qualcosa che riguarda la nostra fede più profonda. Noi confidiamo nel Signore, il quale non solo ci ascolta, ma ci parla anche, e questo avviene soltanto quando c'è una relazione stretta e con Lui. Bene, Gaetano, ti lascio la parola, ti do questo spazio per, appunto, come è previsto, sono alle ore 9:30 di mercoledì 25 agosto, quindi una volta localizzati possiamo affidare la parola a Gaetano per ricevere da parte del Signore, perché no, la prima meditazione del giorno e quindi ascoltare da parte del Signore qualche consiglio. Grazie, a te la linea, Gaetano. Grazie Michele per questa opportunità che stamattina ricevo per meditare intorno alla parola del Signore. Riflettevo proprio intorno all'avvenimento che è venuto stamattina ad essere l'attenzione di tutti noi, questo grande sasso di 20 tonnellate che arriva alla Chiesa. E dicevo, realmente, cosa potrebbe identificare cosa potrebbe essere per noi questa mattina la rappresentazione di un grande sasso. E mi veniva in mente qualcosa che tutti quanti noi, al di là di quanti anni sono che siamo nella fede, o se magari questa mattina è per la prima volta che ti ritrovi a essere con noi, penso che buona parte dell'umanità conosca è il fatto che Gesù è stato sepolto e che davanti al sepolcro ci fosse una grande pietra. E vorrei porre alla nostra attenzione proprio quelli che sono i versi di Matteo 27, alcuni versetti che leggeremo insieme. Matteo 27, verso 57, 60 e via. La parola del Signore dice così. Dice: fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato.
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andrò. Wow! Meravigliose queste parole, ma mi hanno fatto tanto riflettere. Oltre che per chi conosce la parola del Signore sa che c'è un adempimento molto particolare nelle parole scritte da Matteo, quindi vanno a dare l'adempimento della profezia che molti anni prima, attraverso il profeta Isaia, infatti nel capitolo 53 al verso 9, c'è la dichiarazione che non ci sarebbe stato nessun inganno. E questo va a cappello, vorrei usare questa terminologia, vicino al verso che più avanti, leggerete magari con cura a casa tutti i passaggi, al verso sempre di Matteo, restando nel testo, a 27 verso 66, dice: ed essi andarono ad assicurarsi il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi lo sguardo. Quante volte noi ci siamo ritrovati ad osservare questa situazione? Ma più avanti, capitolo 28, verso 2, dice: ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra dell'entrata e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie fremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Parola del Signore. A volte succede anche a noi di vivere momenti difficili, momenti particolari. La parola del Signore qui ci descrive un momento dove due donne si recano al sepolcro e immaginavo già quello che poteva essere stata per loro la separazione, nonostante Gesù avesse avvisato e preparato in molte situazioni i discepoli. Quindi il distacco, il momento difficile, quello che questa grande pietra veniva a porsi tra di loro, tra il corpo di Gesù e i discepoli, queste donne che devono andare al sepolcro e vogliono vederlo, e Gesù che doveva essere nel sepolcro. Tutti conosciamo la storia. Che può rappresentare la pietra? Nel caso di questa mattina, la pietra ci ha lasciato comprendere la forza della natura, quello che potrebbe creare se non ci fosse l'intervento divino. Nel caso di quello che noi oggi ci stiamo ritrovando ad analizzare insieme, possiamo tranquillamente capire che il nostro Signore Gesù, come dice nella sua parola in Prima Pietro al capitolo 5 verso 7, è colui che si prende cura di noi. Infatti il verso dice: gettate su di lui, su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Non so questa mattina cosa stai vivendo, qual è veramente la tua situazione, se c'è una pietra fra te e il Signore, perché voglio dirti che non c'è nessun inganno, come dichiarava la parola del Signore in Isaia, non c'è nessun inganno nel Signore. I miracoli avvengono ancora oggi, il Signore è vivo, è presente, non è più in quella tomba. La pietra è stata arrotolata, quindi il Signore non è stato ritrovato nel sepolcro. L'opera di Satana è particolare. Sì, io penso che molti questa mattina, osservando il video, si sono ritrovati magari a lasciare un'insinuazione, un dubbio, proprio come avvenne nel giardino dell'Eden. Cosa fece Satana?
lasciò un'insinuazione nella vita di Eva. E questa mattina noi potremmo fare spesso proprio la stessa cosa. Nonostante conosciamo la parola del Signore, nonostante riconosciamo quello che Lui è venuto a fare, nonostante abbiamo visto quante volte Lui è intervenuto, quante volte Lui ha messo la mano, quante volte Lui ha fermato il sasso che poteva schiacciarci, il sasso che poteva eliminarci, il sasso che è venuto a separarci. Cosa sto cercando di dire stamattina? Cosa veramente nasce nella mia mente? Riconosci la potenza di Gesù? Riconosci a volte che se sei scoraggiato, senza forze, quali sono le cose che accadono alla tua vita? Realmente, nonostante noi conosciamo la parola del Signore, quando ci ritroviamo in certe situazioni, siamo presi a staccarci, a separarci. Vogliamo che quella pietra sia davanti alla nostra vita e ci separi. Infatti, una delle prime cose che accade nella vita di un cristiano è quella di non leggere la Bibbia quando vive un momento di scoraggiamento, quella di non continuare nella ricerca con la preghiera. In Prima Pietro c'è un verso che volevo portare alla nostra attenzione. Prima Pietro, verso 15, scusatemi un attimo, ecco qua. Prima Pietro, verso 15, dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. E al verso 20 dice: già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo qualcosa di molto importante, qualcosa che ci lascia comprendere quella che è la volontà del Signore. Ti sei mai ritrovato a pensare quale sia realmente il tuo destino? Qual è la tua condizione? Dove oggi ti ritrovi? Qual è il ruolo che sta avendo questa pietra nella tua vita? Forse stai vivendo in solitudine, forse ti sei disconnesso da tutto quello che è intorno a te. Forse è stato proprio il momento che noi stiamo vivendo, che ti ha tirato fuori le esigenze. Il Covid ha fatto la sua parte, continua a farla, continua a separarci, ci mette in una condizione dove è difficile relazionarci con gli altri. Figurati con Dio. E cosa affiora alla mia mente? Cosa affiora alla tua mente? Qual è la difficoltà che noi ci ritroviamo a vivere? È quella di vedere la mano di Dio in tutte queste cose. Solo chi ha fede crede che è stato Dio a fermare quel sasso. Solo la fede ci porta a riconoscere che Dio è colui che ci protegge e si prende cura di noi. Forse molte situazioni non ti sono chiare, non le stai vivendo, non le comprendi. Forse il rapporto con le persone intorno a te è messo in discussione. Forse starai vivendo un momento difficile lavorativo o forse matrimoniale. E potremmo usare e dare il nome a tutte queste situazioni chiamandole pietre di dolore, pietre di separazione, pietre. Ma la pietra tra di noi e il Signore quest'oggi deve essere tolta. E sai, quello che toccava il mio cuore è che spesso siamo noi con le nostre forze che vogliamo spostare la pietra. Invece la parola del Signore dichiara che un angelo scese dal cielo e rotolò la pietra e vi sedette sopra. Cosa sto dicendo? Hai bisogno soltanto di usare la tua fede, hai bisogno di credere.
perché sarà lui stesso ad intervenire e a rotolare la pietra di separazione, la pietra di distacco, lui stesso a venire e fermare e prendere posizione su quella che oggi può sembrare l'ostacolo insormontabile, la montagna che mi separa. Tutti dichiarano che Dio c'è, che Dio. E invece io sto vivendo un momento difficile. La verità è che il dubbio, l'insicurezza, lo scoraggiamento, l'inganno che il nemico cerca di mettere nella nostra vita. L'inganno, e per inganno intendo l'insinuazione, ma sei proprio sicuro che? Ma tu credi veramente? Che non è proprio una dichiarazione lecita, ma è un'insinuazione sottile che cerca di entrare nella nostra vita e la dici. Come potremmo ritrovare a viverla? Come faccio, Signore, ad andare avanti? Allora, voglio lasciarti un versetto, Salmo 121, come se fosse una pillola. Il Salmo 121 fa una dichiarazione e dice: alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Signore, questa mattina tu sei colui che vede e provvede in coloro che hanno il coraggio, che hanno la forza di alzare lo sguardo. Tu sei colui che risponde. Voglio stamattina invitarti ad avere questa. Alza lo sguardo, guarda oltre la pietra, guarda al Signore. Vuoi forse farlo con le tue forze? Vuoi intervenire tu con la tua conoscenza, il tuo sapere? Vuoi tu da solo spingere la pietra questa mattina? Non ce la farai mai. Non ce la farai mai. Ma se lui sarà con te, sarà lui a spostare la pietra. Il primo giorno, Maria, madre di Giacomo e Maddalena, tornarono al sepolcro e si domandavano: chi ci rotolerà la pietra? Chi ci rotolerà la pietra? In Marco al capitolo 16 dice: ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata già rotolata. Sei meraviglioso, Signore. Gli occhi della fede ci portano a vedere oltre. Gli occhi della fede ci fanno vedere che tu hai già rotolato la pietra questa mattina, che tu sei già intervenuto. Vuoi vedere questa pietra rotolata nella tua vita? Abbi fede questa mattina, perché lui è pronto. Sì, forse stai piangendo come lo faceva Maria Maddalena, come lo fecero le donne. Cosa disse il Signore nella sua prima apparizione? Non piangere. Perché piangi? Giovanni capitolo 20, perché piangi? Perché questa mattina lasci che delle situazioni prendano posizione nella tua vita e non ti arrendi al Signore? Perché? Tieni presente quello che accade ad una donna in gravidanza. Quando un bambino nasce, si sente solo, si sente travagliato, e per dargli sicurezza c'è bisogno di appoggiarlo sul petto di una mamma, della mamma. E io pensavo: se tu questa mattina ti allontani dal tuo papà, non sentirai la sicurezza che lui è vicino a te, nonostante lui ci sia. Voglio invitarti questa mattina ad aprire il tuo cuore, a lasciare che lui possa stringerti tra le sue braccia, possa prendersi
cura di te. E nonostante le situazioni, nonostante le difficoltà, c'è un verso che usiamo per chiusura, Filippesi 4:4. Rallegratevi sempre nel Signore. Da capo dico, rallegratevi. Che grande esortazione, che grande privilegio ritrovarci a dover fare qualcosa che può sembrare pazzia. Come faccio a rallegrarmi? Come faccio, Signore, a lasciare che il mio cuore gioisca se le situazioni sembrano così grandi, dei macigni insormontabili? Hai sentito cosa accadde e come hanno fatto gli uomini per togliere la pietra da vicino alla chiesa? L'hanno dovuta frantumare. Allora tu incomincia questa mattina a frantumare man mano i pezzi che hanno costruito questo grande macigno nella tua vita e ti hanno separato da quella che è la grazia del Signore. E allora comprenderai che se tu affidi a Lui i tuoi pesi, se tu porti a Lui ogni circostanza, Lui lascerà scendere la gioia della sua presenza dentro di te. Questo ti lascia capire perché molti uomini di fede sono andati là a donare la loro vita per amore del Signore e l'hanno fatto con gioia. Ricordiamo Stefano nella parola del Signore, ma potremmo citarne tanti anche di uomini che sono stati sacrificati per l'opera del Signore. Stamattina vogliamo insieme ritornare al Signore e dire: Signore, grazie perché tu hai srotolato la pietra che mi separava da te, perché tu hai lasciato il cielo per amore mio, Signore, e sei venuto a pagare un prezzo che io non potevo pagare. Non dimenticarlo mai, non dare per scontato il fatto che tu oggi abbia ricevuto il Signore nella tua vita e gli appartieni. Ricordati sempre quello che Lui ha fatto per amore tuo, per amore mio, per ognuno di noi. Quanto si è donato lasciando il cielo, è venuto e si è donato sulla perché soltanto lui poteva fare, soltanto lui poteva pagare il prezzo per il nostro peccato, per pietra che Satana era venuto a porre tra noi e Dio, separandoci da quella che era grazia del Signore, motivo per cui lui ci aveva creato, quello di stare con lui. Questa mattina voglio lasciarti con la pace del Signore. Dio, continui a benedirci e Amen, forza. alleluia. Dai al Signore la possibilità questa mattina di srotolare questa pietra, Alleluia. facendolo a pezzi per tutti gli aspetti che oggi ostacolano la tua vita. Dio Alleluia. ti benedica. Grazie, grazie Pastore Gaetano, grazie per questo consiglio da parte del Signore. Ringraziamo voi amici che avete seguito la puntata. Questa mattina il Signore è stato chiaro e vuole operare nella nostra vita. È il momento di porre davanti alla sua presenza questo grande masso che impedisce di vedere la sua gloria. Con fede, frantumiamo, con fede, consentiamo a Dio di rotolare questo masso, con fede. La fede, se non la eserciti adesso, la fede, qual è il motivo per cui l'hai ricevuta? Adesso hai bisogno di credere nel nome di Gesù che è capace e potente di fare grandi cose. Ringraziamo il Signore per questo momento particolare che stamattina ci ha concesso. Sono stato benedetto da questa meditazione che il caro fratello Gaetano ha portato da parte del Signore, da parte dello Spirito Santo. Quanti di voi hanno insieme a me goduto della presenza del Signore? Esercitiamo insieme nei prossimi minuti affinché esercitiamo la fede che Dio ha messo nel nostro cuore per vedere rotolato quel sasso, per vedere rotolato quell'ostacolo che ci ha posto in lontananza rispetto al Signore, che ci pone ancora distanti da questo nostro Padre Celeste che desidera con tutto il cuore riabbracciarci il prima possibile. Anche noi, soprattutto noi, abbiamo bisogno di ritornare in contatto con il nostro Padre Celeste. Grazie, vi ringraziamo ancora, grazie per averci seguito in questa puntata. Vi ricordiamo a chiusura del nostro numero che è ora in sovrapprensione, 379-271-1010.
0854, per quanti vogliono rimanere in contatto con noi, per quanti ci chiedono informazioni, noi possiamo stare a vostra disposizione. Se avete bisogno di consigli per una comunità, se avete bisogno di entrare in contatto con noi per tutti gli argomenti che il Signore mette sul vostro cuore, se volete intervenire nella nostra redazione, se volete partecipare, se volete ancora essere nostri ospiti e argomentare insieme le notizie con un punto di vista cristiano, scriveteci, perché siamo felici di rispondervi e rimanere in contatto con voi. A Dio piacendo, ci vediamo domani mattina con una nuova puntata di Review e vi informiamo che la programmazione di Parole di Vita continua con le successive dirette. Dio vi benedica.